I 9 impegni in 36 giorni saranno il più ampio banco di prova per Pescara e Teramo alla ripresa di un campionato che, come tutto il calcio italiano, stenta a frenare l'ondata della variante Omicron nel paese. I rinvii degli impegni di domenica e di domenica prossima, seconda e terza di ritorno, faranno slittare le giornate di qualche settimana, rendendo assolutamente congestionato il mese di febbraio, che vedrà due sole settimane tipo: quella tra sabato 22 e domenica 30 gennaio e quella tra domenica 6 e domenica 13 febbraio. Il resto saranno recuperi e scadenze già prefissate, come quello del turno infrasettimanale, ad esempio, programmato mercoledì e giovedì 16-17 febbraio, quando l'ottava di ritorno vedrà lo scontro diretto tra Teramo e Pistoiese nella serata del 16 e il posticipo dell'Adriatico Cornacchia di 24 ore dopo allo stesso orario. La bolla, così l'ha definita ieri il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che dovrebbe attenuare i contagi tra giocatori delle squadre di Lega Pro, insieme alla terza dose di vaccinazione obbligatoria per gli stessi, argomento di cui si parlerà nel Consiglio federale del prossimo 21 gennaio, dovrebbero poter dare una sterzata ad un torneo che chiaramente ha slot liberi per i recuperi, ma non troppi, anche considerando la sequenza pazzesca di impegni ravvicinati che potrebbero favorire infortuni legati all'ipersollecitazione. In casa Pescara, ieri ufficializzato l'arrivo dal Bari di Carlo De Risio, sarà peraltro il momento cruciale della stagione, con gli scontri diretti che dovranno dire se il Delfino può rientrare in un discorso di vertice, non primo posto, ma per le posizioni d'onore alle spalle di chi andrà in Serie B direttamente. Alla ripartenza ci sarà l'Aquila Montevarchi tra le mura amiche, i primi quattro impegni, almeno sulla carta, ci sono anche Viterbese, recupero con la Carrarese e Gubbio, sono abbordabili, ma da lunedì 17 febbraio la trasferta di Reggio Emilia, posticipo delle ore 21, apre un ciclo terribile che vedrà il giovedì, tre giorni dopo, la sfida in casa contro la Virtus Entella, altro posticipo delle 21, la doppia trasferta in terra marchigiana, Fermana prima e Vispesaro subito dopo, e il gran finale in casa del Modena domenica 27 febbraio. È chiaro che mettere insieme buoni risultati consentirebbe all'11 di Gaetano Auteri di dare continuità ad una discreta chiusura di 2021 e soprattutto accorciare su chi è davanti. Tra mercato che non è ancora entrato nel vivo e una situazione societaria ancora da definire, il Teramo ha scampato il ritorno terribile in campo con Siena e Modena, che avrebbe messo in grosse ambasce il diavolo. Il rientro sarà con la Vispesaro, ma i biancorossi avranno tre trasferte consecutive. Dopo il Benelli c'è Imola e il recupero a Siena del 2 febbraio. Le sfide con Lucchese in casa, Viterbese fuori e Pistoiese ancora al Bonolis sono tre veri scontri diretti da non fallire, così come l'ultimo del 27 febbraio tra le mura amiche col Grosseto. In mezzo la gara di Gubbio per nulla agevole e il recupero col Modena ad altissimo coefficiente di difficoltà. Guidi spera di ripartire con un organico più strutturato e corretto di questo, ma a marzo Pescara e Teramo avranno un'idea più precisa del destino che li attende.